Serie B, il campionato degli italiani. Quale futuro in casa Pescara? Siamo già in estate, però si dovrebbe parlare di calciomercato, di arrivi, di cessioni del prossimo campionato di Serie B, ma nella Pescara Calcio potrebbero esserci dei grossi sviluppi anche a livello societario. Buonasera dallo studio di TV6 per l'ultimo numero stagionale di Replay, dopo avervi ringraziato per i consensi che abbiamo ricevuto per l'ascolto in questa nuova stagione televisiva, grazie al nostro staff, grazie agli ospiti, grazie a voi che ci avete seguiti per un campionato che, come tutti sapete, ha avuto quel prologo a Bologna con una promozione in Serie A sfiorata per un soffio. Sono tanti gli argomenti di questa sera, ma vado subito a salutare gli amici di quest'ultimo numero. Sono amici che costantemente si sono alternati in questo studio, quindi li ringrazio in particolar modo. Alla mia sinistra abbiamo il direttore di ForzaPescara.com, Paolo De Carolis. Buonasera Paolo, grazie per essere qui. Al suo fianco un altro De Carolis con qualche anno in più, ma tanta esperienza, Federico De Carolis. Buonasera Federico. Non confondiamoci. Ma sempre la famiglia è quella, dai. No, io sono... No. Vabbè, poi precisiamo. Mi sono parenti, lui poi precisiamo. Qui alla mia destra, Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco, reduce poi da un grande evento. Si è sposata la figliola Maria Laura, quindi rinnoviamo gli auguri a Maria Laura, a Marco e il marito. Saluto Luca Pennese, buonasera a Luca, grazie anche a te. Così come in regia vado a salutare Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, subito i numeri per intervenire con noi, come sempre 0853 0020 per prenotarvi telefonicamente, oppure gli sms 392 623 7060. Momento di fermento in casa Pescara Calcio, in particolare a livello societario, fateci sapere cosa ne pensate interloquendo con noi. A te Enrico. Grazie Andrea, vado a salutare un altro De Carolis, il più piccolo, Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, un saluto a te, ai tuoi ospiti, ai telespettatori di TV6, agli utenti di ForzaPescara.com. Anche in questo ultimo appuntamento di stagione andremo a leggere un po' i commenti che arrivano dal nostro sito. Nel corso della trasmissione tu ci darai da linea per leggere un po' gli umori dei nostri tifosi. A te Enrico. Grazie Valerio. Allora, prima di iniziare questo numero di Replay vorrei salutare un amico che ci ha lasciato, si è spento a 70 anni, il regista Mario Diorio, autore e produttore televisivo, ha prodotto e diretto oltre 70 documentari, tra cui La figlia Diorio. Era un appassionato di calcio, era ospite da decenni anche delle nostre trasmissioni, seguiva sempre il Pescara, ci ha lasciato stamane dopo un male incurabile. La cremazione avverrà nei prossimi giorni, non saranno celebrate commemorazioni. Un abbraccio alla famiglia di Mario Diorio. Allora, Pescara Calcio, vicende societarie, vicende tecniche, notizia delle ultime ore, è ufficiale. Massimo Oddo ha firmato il contratto con la società biancoazzurra dopo l'incontro che c'è stato oggi con il presidente Sebastiani e con il suo procuratore Alessandro Moggi. Massimo Oddo dunque ha firmato il biennale, quindi ufficialmente, anche se la notizia circolava già da tempo, da oggi ufficialmente il nuovo tecnico del Pescara. La prima parte di questa trasmissione è dedicata alle vicende societarie, perché abbiamo titolato questa sera Società Volti Nuovi, punto interrogativo, perché anche da ieri sera sul portale di ForzaPescara.com Paolo De Carolis ha lanciato questa notizia sul futuro, il nuovo assetto. Oggi poi si sono alternate tante voci, si parla dell'ingresso di un nuovo gruppo. Adesso Paolo, do le notizie che abbiamo registrato in giornata, poi arriviamo a te alla notizia che hai dato ieri sera. Si parla di una trattativa con un gruppo, un importante gruppo, che è quello di Carlo Maresca S.P.A.,
una nota azienda immobiliare di costruzioni residenziali con sviluppo nel turismo. Del gruppo fa parte Blu Serena, nata nell'85, presente in Abruzzo, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Piemonte. Ecco, dopo la scomparsa di Carlo Mareschi, i figli Silvio, Maurizio, Fabio e Simona subentrano al gruppo che supera attualmente i 100 milioni di fatturato. Il legame tra il gruppo e la Delfino Pescara sarebbe rappresentato, usiamo sempre il condizionale perché ovviamente non c'è ancora nulla di ufficiale, sarebbe rappresentato dal dottor Antonello Ricci, che è il responsabile sviluppo della Maresca S.P.A. È un gruppo interessato già da tempo al sodalizio pescarese e c'è una trattativa in corso. Ecco, questa è la prima infarinatura per chi sta seguendo. Ecco, questo che vedete è Antonello Ricci, un manager abruzzese. Poi ieri sera sul portale di Forza Pescara è uscita la notizia, Paolo, che vuoi ribadire, su cosa succederà, perché potrebbe entrare in maggioranza, questo gruppo potrebbe acquisire il 30%. Si parlava soprattutto della posizione, perché i soci di maggioranza, ricordiamo che sono Daniele Sebastiani e Danilo Iannascoli. Potrebbe esserci un affiancamento ai due, sono tante le soluzioni e poi avremo anche un collegamento in diretta con Pescara dove c'è uno dei due soci. Paolo, la notizia di ieri sera sai che ha fatto molto rumore perché molti, c'è anche la notizia, ecco, sono tante le notizie oggi, del divorzio con l'addetto stampa Federica Rogato di cui parleremo anche più avanti. Iniziamo dal tema soci. E la terza è quella di Gessa che sveste di Sarpino e diventa team manager. Il tema società. Il tema societario. Intanto ogni tanto bisogna ricordarsi di essere cronisti e dare le notizie prima di esprimere opinioni. La notizia circolava da un po' di tempo, diciamo che la redazione ha lavorato bene questa notizia, i complimenti vanno ribaditi a tutti quelli che mi permettono di dirigere una squadra meravigliosa. Qual era la situazione? La situazione è che questo attuale assetto societario è in cerca di un partner, ma è anche in cerca di un gruppo capace comunque di subentrare nella gestione economica del club. C'era questa opportunità, un po' di tempo fa addirittura c'era stato un contatto con una cordata libica, poi le vicende politiche hanno praticamente raffreddato la cosa, hanno di fatto impedito. Invece questo contatto con il gruppo Maresca si trascina ormai da diverso tempo. Non uso il condizionale finora perché insomma queste sono le notizie che per certi versi possono essere documentate. Poi comunque, quindi intanto parliamo di un gruppo serio, un gruppo affidabile, quindi c'è responsabilità, anche da parte dell'attuale proprietà di dare continuità. Non come è avvenuto nella tempo gestione paterna, no, possiamo ricordare le cose. Sì, sì. Dicevo che c'era questo interessamento, la mediazione era avvenuta attraverso Antonello Ricci, sì. Ma questa non è sicuramente una novità. C'è adesso da capire qual è la situazione, poi ci dirà meglio l'amministratore delegato unico, qual è la situazione reale, cioè se questo gruppo Maresca è intenzionato a prendere tutto il pacchetto o se è intenzionato ad entrare gradatamente, sì, cioè step by step, cominciando da una quota minima che si dovrebbe aggirare intorno al 25-30% e poi una volta strutturata la cosa, una volta che l'operazione ha avuto il suo abbrivio, poi pensare di rilevare tutta la società. Non credo che sia solo la cordata Maresca che in questo momento sta trattando la cessione del Pescara. Se questa trattativa con il gruppo Maresca permette di tenere ancora in sella... Cioè, vuoi dire non solo il gruppo Maresca o gruppi affiliati a Maresca o no? Credo che esistano Pescara in Abruzzo, io lo dico senza ruffianeria, poi i fatti mi danno ragione, scusate la presunzione. Pescara è l'unica società calcistica in Abruzzo che ha un minimo di appeal a livello di grandi gruppi internazionali. Non credo che le altre società possano avere questo appeal, l'appeal che ha Pescara. So per questo che ci sono anche interessamenti, non so fino poi a che punto si arriverà ad una trattativa, ma so che ci sono gruppi stranieri molto importanti che hanno mosso qualche pedina per vedere, sì, che cosa si può fare del Pescara. Quindi al momento però la trattativa più
cogente. Oh, quello che ha fatto rumore, scusami se ti interrompo, però è la posizione di Danilo Iannascoli, che sembrerebbe voler lasciare la società, o costretto a lasciare. Questo poi è sempre c'è un confine di volontà. Io sono un grande stimatore di Danilo Iannascoli, però non ho, facendo il giornalista, non ho la possibilità di frequentarlo e di avere rapporti con lui. Lo sento pochissimo e di questo me ne dolgo, mi dispiace, però capisco che lui abbia anche un impegno molto importante, anzi io ne approfitto per fargli complimenti. Allora, è il primo grande trofeo che arriva dopo la mitica pallanuoto, sì, a Pescara, con il Pescara Calcio. È stato nostro ospite. No, sto ricordando appunto che lui ha un impegno davvero serio. Quest'anno dovrà fare la Champions di calcetto e credo che sarà nelle condizioni di fare una scelta, cioè fare la Champions di calcetto anche qui la puoi fare. Se ci credi, se hai. Allora, la mente Paolo, libera. Lunedì scorso è stato nostro ospite qui, Danilo Iannascoli, dove aveva detto che le porte del Pescara sono sempre aperte, loro sono a disposizione per qualsiasi trattativa, però nelle ultime ore. Lo diceva anche Pincione questo. Sì, vabbè, però c'è una bella differenza. No, sto scherzando. e quindi noi questa sera siamo proprio in collegamento diretto con l'amministratore delegato Danilo Iannascoli, che si trova in uno stabilimento di Pescara. Sapevo. Eccolo qui, Danilo Iannascoli, buonasera, è allo stabilimento Plinius di Pescara e lo ringraziamo per dedicare un po' del suo tempo alla nostra trasmissione, giusto per cercare di capire cosa sta succedendo e cosa è successo nelle ultime ore. Buonasera Danilo. Buonasera a voi. Allora, Iannascoli deve fare chiarezza, sì, su qualcosa, oppure è successo qualcosa di clamoroso nelle ultime 24 ore? Cosa c'è di vero in tutto quello che abbiamo detto, in tutto quello che abbiamo letto? Cosa è successo? No, perché no, i tifosi sono no, chiesti. Io soltanto. Pronto? Sì, ascoltiamo Iannascoli, non so se ci sente, forse abbiamo qualche problema nell'audio, perché volevamo capire quali erano le novità emergenti delle ultime ore. Enrico, mi senti? Sì. Allora, novità non ce ne sono, solo un bel po' di telefonate di più rispetto a quelle che quotidianamente ricevo durante tutta la settimana e durante ogni giorno, però al di là di questo novità a quanto mi riguarda non ce ne sono, perché dovrebbe esserci questa trattativa ancora in itinere, ma la sta seguendo il presidente Sebastiani, che ogni tanto mi sta aggiornando, però insomma non si è arrivati ancora a un momento clou. Non so poi se succederà, se questa trattativa sarà interrotta o no. C'è un interesse da parte di un investitore che a quanto mi riguarda non è assolutamente il gruppo Maresca, e perciò c'è tutta una trattativa ancora che deve essere formalizzata, e comunque è una cosa abbastanza lunga, perciò vedremo adesso in questi giorni cosa succederà. Ecco, vabbè, qual è il suo gruppo? Sono tanti i nomi che circolano, quello di Maresca oggi è rimbalzato sui portali, un po' nelle varie redazioni dei giornali, poi ovviamente le attività sono tante e molteplici, però per capire, cioè lei e il presidente Sebastiani siete disponibili alle cessioni delle vostre quote e soprattutto perché c'è la volontà o la possibilità di lasciare un po' del vostro pacchetto azionario? Ma per rendere la società sempre più forte, noi questo l'abbiamo sempre detto, cioè le porte sono aperte per tutti, e poi è chiaro che chi entrerà dalla porta ci troverà disponibilissimi, però soprattutto dovrà dimostrare di poter fare qualcosa di importante per il Pescara. Questa è la condizione essenziale, però io non ho ancora conosciuto nessuno, non ho ricevuto nessuno, non ho parlato con nessuno, perciò so soltanto quello che Daniele mi
mi ha raccontato, perciò in questo momento non c'è nulla di così concreto che possa presagire un ingresso da parte di qualcuno all'interno del Pescara. Che a dire la verità, la trattativa la sta portando avanti, ripeto, il presidente Sebastiani. La mia disponibilità e quella di Daniele, ormai penso che... Sì, però non è che è una cosa così avanzata, almeno quello che risulta a me, non è una cosa così avanzata e non è assolutamente detto che questo ingresso ci possa essere, e soprattutto bisogna capire in che percentuali questo gruppo vuole entrare nel Pescara, al di là della nostra totale disponibilità. Gianascoli, chiedo scusa. Sì, allora, Francesco Di Francesco, sì. Ben risentito e ben rivisto. I tuoi rapporti con Sebastiani sono sempre gli stessi? Ciao. La prima domanda telegrafica. Ciao. Anche la seconda: non dovesse arrivare nessuno, Iannascoli e Sebastiani e Iannascoli garantiscono anche la prossima stagione a alto livello? Ma alto livello intanto lo diranno i risultati. Io sono venuto lunedì in trasmissione con Enrico, anche Daniele ha tranquillizzato tutti, perché noi stiamo lavorando proprio per cercare con le nostre possibilità di rendere il Pescara ancora più forte di quello degli anni precedenti e soprattutto dell'anno scorso, quando nell'ultimo periodo abbiamo fatto un qualcosa di veramente importante. E speriamo di riuscirci, su questo non c'è dubbio, ma non è che c'è qualche problema sulla continuità della società, è soltanto che se qualche imprenditore locale, o se, visto che il locale non si è avvicinato nessuno, qualcuno da fuori vuole entrare per darci una mano, noi siamo a completa disposizione. Per quanto riguarda i rapporti col presidente, sono gli stessi di prima, perciò sono ottimi. Ecco, c'è Paolo De Carolis che vuole intervenire, perché Iannascoli ci ha detto che non risulta che sia il gruppo Maresca, poi vedremo chi si farà avanti. Paolo, tu vuoi chiedere qualcosa a Iannascoli? Ciao Danilo, finalmente ho la possibilità di vederti e di sentirti. L'ultima volta ti ho visto al palazzetto che gioivi con la Ciao, Coppa. Paolo. Oh, senti. Però se non è il gruppo Maresca, adesso non ti puoi nascondere. Paolo mi ha anche fatto l'intervista, mi ricordo. È uscita una foto bellissima su tutti i portali. No Paolo, io non mi sono mai nascosto nella mia vita. Ma se non è il gruppo Maresca, io lo so, appunto ti faccio la domanda. Se non è il gruppo Maresca, quale non foto? Dico, aspetta, non dico che tu ci debba, ma mettici almeno, tanto siamo noi insomma qui. Chi ci sente? Nessuno. Voglio dire, mettici almeno sulla pista giusta. Dici se sono abruzzesi, campani, siciliani. No, guarda, il nome lo sa Daniele. Ma tu non sai niente, non ci credo. Guarda, io so che non sono abruzzesi, che comunque... No, ti dico quello che so. Io Vai. So che sono non sono abruzzesi. Che comunque il nominativo Sebastiani, Daniele lo sa, è l'intermediario, è quello che sta dando una mano per cercare di far entrare questo gruppo, è Antonello Ricci, che è lo stesso che in passato aveva cercato anche di portare avanti un'altra trattativa. E perciò in ogni caso va ringraziato, perché chiunque cerca di dare una mano al Pescara deve essere ringraziato, questo sicuramente. Grazie, uno l'abbiamo azzeccato. Ecco, potrebbe anche non succedere nulla da quello che così sentiamo anche dalle dichiarazioni di Iannascoli, una trattativa che si deve accelerare, perché c'è volontà, deve decollare, ma i legali sono al lavoro per fare in fretta, perché non è che ce la possiamo portare avanti tutta l'estate, no Iannascoli? No, ma non credo proprio, questa è una cosa che nel caso si dovrà cercare di chiudere entro la settimana, perché dopo è chiaro che si fa il mercato quello serio, e perciò non credo che qualcuno voglia entrare con una squadra già fatta dagli altri, e su questo non c'è alcun dubbio. Noi comunque stiamo lavorando, abbiamo un programma che abbiamo messo a punto con i nostri direttori, lo stiamo portando avanti, e perciò ripeto, io sono tranquillissimo, Daniele è tranquillissimo e tutti quanti devono essere tranquilli, perché la squadra partirà per il ritiro già con un organico importante, su questo potete starne certi.
Ecco, Iannasco, c'è Luca Pennese in studio che voleva salutarla e chiedere un qualcosa. Ciao Danilo, la domanda, la curiosità è questa, ma comunque questo eventuale nuovo ingresso non porterà alla tua uscita? Perché questo è un po' la sensazione che si è avvertita nelle ultime ore. Le quote in vendita sono un po' tue e un po' di Daniele. No, Luca, ascoltami, questa trattativa non è ancora in questa fase, io almeno per quanto mi riguarda, noi abbiamo dato disponibilità a cedere tutto il pacchetto, a cedere una parte del pacchetto se qualcuno vuole restare, bisogna adesso andare avanti e capire. Io non ho assolutamente problemi, chiaramente voglio restare, perché per me non è soltanto un discorso societario ma un discorso da tifoso. Poi se vedo che arriva qualcuno, se vedo che arriva qualcuno che sicuramente può far fare un passo in più a questa società, perché ha delle disponibilità importanti, se devo mettermi da parte sicuramente mi metterò da parte per il bene del Pescara, ma non per fare il male del Pescara. Su questo potete stare tranquilli, e poi chi mi conosce lo sa. Ecco, c'è anche Federico De Carolis, che di vicende societarie ne ha vissute tantissime, no? Cioè, tu ormai conosci questi due personaggi, Sebastiani e Iannascoli, che hanno dato serietà e credibilità alla società, e sicuramente se dovessero decidere di vendere... Poi vediamo se lui è d'accordo. Sì. Questi due personaggi hanno un bilancio della società Pescara che è sanissimo, quindi potrebbero dire sì o possono dire no soltanto dopo aver guardato in faccia le persone, dopo aver saputo chi sono, chi non sono, se possono andarci d'accordo o no, altrimenti possono restare da soli come hanno fatto finora, perché, ripeto, il bilancio è sanissimo, sbaglio e nascono o no. No, Federico, è così. Io fino a quando non so con chi dovrò dividere le mie quote, è chiaro che fino a quel momento non posso rispondere, non lo so. Però noi andiamo avanti, su questo potete stare tranquilli. Noi andiamo avanti e siamo veramente tranquilli, perché tra l'altro quello che pensiamo possa venire fuori da questo mercato potrebbe essere veramente interessante. Al di là di questa cessione che già abbiamo dovuto fare, ma l'abbiamo detto anche dalla fine del campionato, è una settimana che stiamo dicendo che purtroppo da una parte e per fortuna da un'altra abbiamo tante richieste su alcuni giocatori e sarà difficile trattenerne alcuni. Però non è nostra volontà né svendere né mettere sul mercato giocatori in vendita. Ci sono gli altri che ce li stanno chiedendo, e se poi ci sono le condizioni da parte dei calciatori per accettare e da parte nostra per ricevere un'offerta almeno decente, noi è chiaro che purtroppo saremo costretti a venderli. Però ripeto, la squadra sarà lo stesso forte. Ecco, prima di chiudere il collegamento con Daniele, arriverà un giocatore che secondo noi potrà fare lo stesso campionato. C'è Paolo De Carolis che vuol chiedere un'ultima cosa, perché già ho capito di cosa si tratta. No, volevo, Paolo, intanto, falla tu. Intanto fare un plauso senza ruffianeria a questa società. Non va sottaciuto che proprio oggi il Parma è uscito di scena. Sì, dopo ne parleremo. È tornato tra i dilettanti. Questo significa che fare calcio a Pescara per tanti anni, sempre ad un certo livello, significa investire risorse, ma soprattutto morali, ma prima ancora economiche. Quindi il plauso a questa società, al di là dell'atteggiamento che può sembrare ruffiano. Però io la domanda, Danilo, te la devo fare. C'è poi la vicenda del licenziamento di Federica Rogato, che i colleghi, tutti quelli che hanno avuto modo di lavorarci in questi anni, hanno apprezzato per la competenza. Poi in genere un'azienda importante come il Pescara, formare il personale, portarlo a quel livello di competenza come aveva raggiunto Federica e poi assistere ad un licenziamento, ha lasciato qualche perplessità. Riusciamo un po' a chiarire in realtà qualcosa, cos'è accaduto, perché magari... E poi lasciamo Iannascoli nel collegamento dal Plinus di Pescara. Paolo, questo discorso dell'addetto... Questo discorso dell'addetto stampa rientra in un discorso generale di riorganizzazione interna
che noi dall'anno scorso abbiamo iniziato con Daniele per cercare comunque in ogni caso di limare un po' di costi che nell'ultimo anno della Serie A si erano un pochino alzati. E, al di là di questo licenziamento non è ancora avvenuto, però nelle nostre intenzioni c'è quello di trovare sul discorso dell'addetto stampa un diverso rapporto di collaborazione. Poi io non c'ero, il presidente e Federica si sono incontrati e il presidente mi ha detto che comunque dovremmo arrivare a una risoluzione consensuale, però insomma adesso in questo momento Federica è in ferie, quando ritornerà troveremo una soluzione con lei, però fa parte della quotidianità di un'azienda, cioè questo fa parte di un discorso generale che è partito anche con il team manager, perché nella figura di team manager noi abbiamo inserito Andrea Gessa e perciò tutta l'organizzazione intorno alla squadra quest'anno subirà delle variazioni. Bene, noi ringraziamo Danilo Iannasco, ecco, abbiamo rassicurato un po' i tifosi perché la vita della società continuerà con i due Sebastiani Iannasco, con un gruppo nuovo, adesso in settimana ne sapremo di più. L'importante, questo è un aspetto fondamentale, che ci si affidi a persone credibili, a gruppi seri e così come è avvenuto negli ultimi anni, perché Pescara ha già vissuto questo tipo di esperienze, sicuramente non ci sarà il rischio di rivivere momenti difficili. Grazie a Danilo Iannasco, ringrazio il nostro tecnico Claudio Di Giacomo e buona serata ancora. Grazie a Iannascoli. Grazie a voi. Grazie. Allora, prima di continuare dallo studio, andiamo il primo blocco pubblicitario e poi entreremo nel vivo con i nostri ospiti. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902.
Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Ore 21 e 37 minuti, allora torniamo in diretta dopo il collegamento che abbiamo avuto con l'amministratore delegato da Delfino Pescara, Danilo Iannascoli, che sicuramente ha rassicurato un po' tutti, perché nel mondo di oggi è la notizia odierna del fallimento del Parma, testimonia appunto questo tipo di argomento, Parma che ripartirà dai dilettanti con tutti i giocatori svincolati. Ecco, a proposito di questa decisione, l'assetto societario resta sicuramente in primo piano. L'altra notizia importante della giornata, anche se era nell'aria, l'ufficialità del contratto firmato dal tecnico biancoazzurro Massimo Oddo. C'è stato l'incontro tra la proprietà, tra il presidente Sebastiani e l'agente Alessandro Moggi, quindi Massimo Oddo ha firmato questo contratto, lo abbiamo in diretta telefonica. Buonasera Oddo. Buonasera a tutti. Buonasera mister. Allora, intanto in bocca al lupo perché inizia una nuova avventura dopo la stupenda esperienza dei playoff. Come si sente oggi ufficialmente nuovo allenatore del Pescara? Anzi, nuovo. Ha continuato a sedere su quella panchina. Beh, sicuramente sono molto molto orgoglioso di continuare questo lavoro, continuarlo nella mia città, che ovviamente aumenta le mie, tra virgolette, responsabilità, però è sicuramente un bene per me perché trovo tanti tanti stimoli, quindi continua questo percorso iniziato per un breve periodo e niente, da adesso ci metteremo sicuramente al lavoro, da parte mia ovviamente, come anche se scontato, un massimo impegno per cercare di fare il massimo possibile. Ecco, rispetto alla prima chiamata di un mese e mezzo fa, quando le dissero prendi il Pescara e portaci ai playoff, oggi è un discorso completamente diverso perché si inizia tutto da capo. Ecco, emozioni diverse quindi? Ma diciamo che senza dubbio, dopo una conferma del genere vuol dire che qualcosina di buono hai fatto e alle spalle hai una società che ti dà totale fiducia, perché questo è un contratto che è firmato sulla base di 2 anni e questa è una cosa credo molto importante, perché vuol dire che si vuole tentare di fare qualcosa di bello e per fare qualcosa di bello si ha bisogno anche insomma di tempo per costruire e questo vuol dire che si ha piena fiducia nell'allenatore, nello staff che si andrà a formare per cercare di fare cose importanti. Quindi la differenza sostanziale è che laddove c'è stato un inserimento all'ultima giornata per tentare quasi l'impossibile che abbiamo sfiorato, qui si parla di un qualcosa di più concreto coronato da una piena fiducia. Ecco. Ecco, prima di lasciare spazio ai colleghi le chiedo un'ultima cosa. È vero che lei era stato contattato anche da una società importante come il Milan che voleva affidarle la squadra primavera? Ma sì, diciamo che ci sono stati
dei contatti, non solo il Milan, ma in quel momento ero concentrato su quello che stavo facendo, sia i playoff, quindi non ho badato a sentire altre cose, perché oltretutto c'era veramente poco tempo a disposizione tra una partita e l'altra, quindi ovviamente fa sempre piacere quando c'è un certo interesse intorno alla tua persona, però in quel momento non ho badato a queste cose, come ho sempre dato ovviamente la precedenza a Pescara e al Pescara, ovviamente alla società che comunque sia mi ha dato questa opportunità, perché se non ci fosse stato il Pescara io sarei rimasto, diciamo così, nell'anonimato della primavera, probabilmente avrei continuato ancora in primavera o chissà, non so, da qualche altra parte, ma sicuramente difficilmente in una categoria come la B, quindi per me era una priorità e diciamo che anche una sfida a voler dimostrare che magari posso essere in grado e capace di fare qualcosina in più di sei partite. Ecco, velocemente una domanda a testa da parte dei colleghi in studio e poi lasceremo Massimo, perché ovviamente deve essere concentrato sul nuovo campionato. Francesco Di Francesco. Salve mister, buonasera. Francesco Di Francesco, in sede di, in questo periodo tutto è lecito, tutto è consentito per parlare per ciò che concerne il calciomercato, tutto è vero e tutto c'è il contrario di tutto. Io le chiedo semplicemente, ovviamente i nomi no, non è un problema, ma che tipo di programma avete stilato e sinceramente che cosa le ha chiesto la società alla luce del contratto biennale, alla luce di quello che lei ha fatto in un mese e mezzo che ha riacceso l'entusiasmo di un'intera città, dimostrando che la sua squadra può giocare bene oltre a essere una squadra viva. Ma io sinceramente non ho chiesto obiettivi alla società, perché il calcio mi insegna che non serve a nulla proporsi degli obiettivi, perché poi alla fine conta sempre il campo. Io credo che in questo momento bisogna basarsi sulle certezze, che sono un contratto biennale, che vuol dire che c'è un programma, e sulle certezze di gente comunque competente che lavora per il mercato. Io sono un tipo di allenatore che ovviamente dà delle indicazioni per il tipo, l'idea di calcio che vorrebbe fare, ma poi ci sono anche sicuramente i direttori a cui competono queste cose, che magari i giocatori conoscono più di un allenatore, che è concentrato magari spesso sulle proprie squadre, e quindi io in linea di massima cerco di dare delle indicazioni per le caratteristiche che devono avere dei giocatori. Poi la bravura sta anche ai direttori trovare quelli giusti, ecco. Però è un lavoro di squadra, come nel calcio ci deve essere sempre questo lavoro di equipe, di squadra. Quando c'è un'equipe forte si fanno cose importanti. Da due anni, grazie, a questa parte. Allora, Massimo, sì, Oddo è stato seguito tanti anni come calciatore da Federico De Carolis nella sua esperienza calcistica. Federico, tu hai sempre perorato la causa di Massimo Oddo. Ecco, cosa ti senti di chiedergli questa sera? Mi sento di chiedergli se la situazione ambientale, cioè l'essere diventato allenatore nella propria città, incide e fino a qual punto incide nel suo, diciamo, chiamiamolo rendimento, e se quei giovani che già si sono messi in evidenza nel Pescara e che potrebbero anche essere venduti per quattro soldi, lui cercherà adesso, diciamo che se adesso valgono due, l'anno prossimo varrebbero quattro o sei, se lui tenterà di tenerli, perché può essere, quello dipende tutto dalla società. Beh, ma come ha detto lei, ovviamente. Non mi dai delle. Come hai detto tu, i programmi non li può fare solo esclusivamente un allenatore. Un allenatore può dare delle indicazioni, ma poi tutto si va a scontrare con esigenze ovviamente anche societarie, di mercato, di richieste di altre società, degli stessi giocatori che magari hanno delle richieste. Io credo che l'esperienza che ho avuto da calciatore mi insegna che bisogna in assoluto, la cosa più importante è che un giocatore abbia la piena consapevolezza e la voglia di rimanere in un ambiente per fare il massimo, perché se rimane qui senza voglia preferisco prendere un giovane a primavera e farlo giocare.
e quindi tutta una serie di circostanze fanno sì che un giocatore possa rimanere o no. È ovvio che io do le mie indicazioni e si lavora, si cerca di lavorare sulla base di questo, però quando un giocatore va via è perché c'è qualcosa sotto, magari si pensa subito che magari sia solo l'aspetto economico, ma ci può essere l'aspetto ambientale, ci possono essere tanti aspetti che fanno sì che un giocatore possa cambiare aria. Quindi l'importante è sostituire bene questi calciatori, come è successo anche in questi anni, e tutto sommato il Pescara anche l'anno scorso ha venduto giocatori e se ne sono arrivati altri, con una dimostrazione che sono arrivati giocatori forti e che hanno fatto bene in campionato. Luca Pennese, poi Paolo De Carolis per chiudere. Luca. Mister, buonasera. Io proprio qualche giorno fa, navigando su internet, ho visto una sua intervista dell'estate 2006 e le auguro di farne un'altra la prossima estate con lo stesso stato d'animo. Ovviamente sa a cosa mi riferisco. La mia domanda è questa. Il tandem Torreira-Serasi può essere il fulcro del suo Pescara? Sono giocatori giovani molto importanti, secondo me, di buona, ottima prospettiva, che dovrebbero andare a formare un reparto di centrocampo altrettanto importante. E poi, se questi giocatori saranno in grado di fare quello che secondo me sanno fare, sicuramente sono giocatori importanti e possono essere il fulcro di qualsiasi squadra, soprattutto del Pescara. L'hanno dimostrato quest'anno. E essendo così molto giovani, sicuramente potranno farlo anche il prossimo anno. E chiudiamo con Paolo De Carolis. Paolo. Massimo, io faccio a meno di darti del tu, ti do direttamente del voi. Senti, una domanda al volo. Intanto lo sai che andando in giro per Pescara tu frequenti, insomma, le spiagge importanti di Pescara e ti dicono che devi vincere il campionato l'anno prossimo, sì? Lo sai? Sì, vabbè, ma questo è quello che ci aspettavo. Quando ti incontro, come ti dico? Poi è andata male, siamo stati sfortunati, ci andremo il prossimo anno. Senti Massimo, invece aggiungo che c'era anche Cagliari e Catania. Tu hai fatto a meno di dirlo, ma negli ultimi giorni dei playoff Cagliari e Catania erano molto interessati ad averti come allenatore. Per chiudere però voglio sapere, quando hai firmato oggi, la società cosa ti ha chiesto? Di fare di meglio dell'anno scorso oppure di fare un campionato? L'anno scorso è promozione. Appunto. Oppure di fare un campionato magari puntando sui giovani e poi come viene? Ma io credo che nel mio piccolo ho dimostrato che non ho paura e ho il coraggio di farli giocare questi giovani, se valgono. Io pensavo che i giovani che ho fatto esordire valessero e sono stato bravo e fortunato sicuramente a trovare i giovani giusti, vedi Torreira. Quindi io non ho assolutamente nessun riservo verso i giovani, anzi, se sono bravi ben vengano questi giovani, coadiuvati ovviamente da qualche giocatore esperto, perché qualche giocatore esperto come c'era l'anno scorso ce n'è sempre bisogno, perché i giovani magari a volte li devi aspettare, magari hanno poca continuità, questo è naturale. E quindi quando tu fai un programma anche con i giovani devi aspettarti anche questo, ma l'importante alla fine è che sono bravi. Io credo che se un giocatore è bravo, lo è bravo a 32 anni ma è bravo anche a 18, e quindi non è quindi nessun, non sei un motivatore tipo di problema. Sì, quindi non sei un motivatore, Massimo. Non è solo un motivatore. Io credo che l'aspetto motivazionale faccia parte di uno dei tanti aspetti di bravura che deve avere un allenatore. Qualcuno ce l'ha di più, qualcuno ce l'ha di meno, ma solo con la motivazione non vai avanti. Allora Federico chiede se c'è un terzino nel Pescara come Massimo Oddo, vero Federico? Però velocemente. C'è un terzino come te attualmente, ce l'hai? Chiediamo troppo, Di meglio. No, ma io a me non piace mai fare paragoni, perché secondo me poi ogni giocatore è diverso dall'altro. Esatto, io posso dire che magari Zampano aveva la mia gamba ma magari non aveva il mio cross. Questo è vero. Però, Francesco, velocemente, perché siamo in chiusura, Francesco. Velocemente, mister De Carolis aveva fatto una domanda da bravo giornalista e da bravo ragazzo. Lei molto elegantemente
non che non ha risposto, non ha dato una risposta completa. Siccome poi nel corso della stagione le voci si rincorreranno, a oggi, le ripeto quello che giustamente chiedeva Paolo De Carolis, la società cosa le ha chiesto? Se le ha chiesto qualcosa di preciso. Ah, glielo stai chiedendo in forma ufficiale. Più ufficiale. Sta girando. Se le ha chiesto qualcosa. Sentiamo il mister. Ma no, ma è una risposta, cioè la società non è che tu ti siedi a un tavolino e ti dice guarda tu devi vincere il campionato, oppure tu devi arrivare ai playoff, tu ti devi salvare, non è che ti chiede questo. Una società ti sceglie e si aspetta da te il massimo perché ha fiducia in te. Poi tutto questo va a combaciare con quello che sarà campagna acquisti e quant'altro, ma io sono un positivo di natura, io credo che questa società farà un'ottima squadra come ha fatto da 2 anni a questa parte, anche prima ovviamente, e io cercherò di dare il massimo con qualsiasi giocatore che avrò a disposizione, ma soprattutto per cercare di farlo rendere al massimo. E i miei obiettivi sono sempre alti, guardo sempre in alto, non guardo mai in basso. Grazie. Allora ci conferma anche lo staff, perché si parla di Marcello Donatelli come suo vice, Marcello Donatelli figlio di Giuseppe Donatelli che ritorna nel Pescara dopo l'esperienza a Genova, con Ruscitti che farà un po' da trade union tra squadra primavera e prima squadra, ecco questa è una figura un po' che ha voluto lei Massimo per avere il rapporto proprio con il settore giovanile, poi vabbè negli altri campionati usiamo il condizionale. Dovrebbe essere Cammarati il nuovo tecnico della primavera. Insomma, ci sarà questa tipologia di rapporto tra settore giovanile, soprattutto primavera, e prima squadra, no, mister? Sì, ma questa io credo che sia una priorità per qualsiasi società tipo il Pescara che magari non ha risorse economiche da spendere nelle primavere, nei settori giovanili come quelle che possano avere grandissime squadre di Serie A. E quindi per forza di cose devi lavorare bene. Io non credo che ci vogliano somme incredibili per fare bene nel settore giovanile, ma quello che ci vuole è organizzazione e dare un filo conduttore dalla prima squadra fino ai più piccoli. Filo conduttore vuol dire avere le stesse ideologie da dare, sia dal punto di vista fisico che tecnico che tattico. Questo non vuol dire che gli esordienti devono giocare come gioca la prima squadra, anche perché la prima squadra giocherà in vari modi. Ma vuol dire dare dei concetti di calcio ben precisi, sia a livello tecnico e tattico, ma anche a livello fisico, quindi una certa propedeuticità nel crescere questi giovani. Per fare questo ci vogliono persone in gamba. Io nella primavera, che è una squadra è la squadra attaccata alla prima, e c'è bisogno di un gran lavoro di gruppo, e in questo momento entra Marcello Donatelli e non dico che esce Davide Ruscitti farà un grandissimo lavoro che ho chiesto specificamente in primavera, perché ci deve essere questa trade union tra primavera e prima squadra, ecco. Poi ovviamente ci saranno Zauri, Giannatale, insomma lo staff. Ci sarà Zauri, Giannatale, ci sarà Ciotti come preparatore atletico, coadiuvato anche da un'altra figura che abbiamo individuato, che è un alto profilo che andrà a formare sicuramente uno staff di altissimo livello. Bene, adesso noi chiediamo tutti, altrimenti veramente primo cartellino giallo. L'ultimo nome, mister, l'ultimo nome. Ma se non abbiamo chiesto nulla sulla campagna acquisti, che te ne frega della campagna acquisti? Siccome lui ha parlato di un nuovo profilo, se si può fare il nome, se no va bene lo stesso. Profilo. Il nuovo profilo è Riccardo Proietti. Riccardo? Riccardo Proietti. Ah, Proietti. È un preparatore atletico di lunga esperienza. Grazie. Grazie e buon lavoro, mister. Grazie a Massimo Otto, in bocca al lupo dal nostro studio. Un abbraccio che balla da tutta Pescara, perché ha bisogno lui, ma ha bisogno anche Pescara del lavoro di tutti. Però vedete che positività. No, grazie Massimo Otto, grazie. Grazie a voi. Ciao Massimo. Però c'è un allenatore che adesso, al di là di tutto, che si presenta dicendo io guardo sempre con positività quello che faccio, guardo in alto, non mi preoccupo, io questo è il mio lavoro, cerco di farlo al meglio. Per me è una buona carta di credito, poi può andare bene, Federico, può andare male, però l'obiettivo, scelta, sì. La mentalità... L'hai scritto più volte. Sono stato un fan, non lo volevo all'inizio perché avrebbe corso troppi rischi.
Pensavi che si bruciasse? No, si poteva anche bruciare. Invece dopo l'ho sostenuto. Luca, sei contento tu? Contentissimo. Io sono andato oltre, credevo nella promozione, fino a Bologna. Certo. Santa Traversa. Santa Traversa era promozione. Maledetta Traversa. È emozione sentire Oddo parlare in maniera positiva, ma Pescara è questa. Pescara vuole questo allenatore e quindi non torniamo sul... Francesco, sempre d'accordo anche è la scelta più giusta e aggiungo, al mio modo di vedere, la scelta più logica. Sarebbe stato un errore gravissimo. Puoi chiamare chi ti pare piace, ma dopo quello che Oddo ha fatto nelle 6-7 partite, riaccendendo, ossia quello... c'era il corpo di una persona con l'ossigeno e sta morendo, lui gli ha levato l'ossigeno, lo ha rimesso e quella comincia a correre. Un miracolo quasi. Allora, siamo vicini alle 22, questa sera argomenti di attualità, pubblicità, poi l'ultima parte dedicata un po' anche a chi ci segue da non casa. Abbiamo a tra finito, poco. Bordo, adesso su... Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane.
23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22:02, ultima fase dunque di questo ultimo numero di replay. Ricordiamo che giovedì alle ore 19 scadrà il termine utile per le comproprietà. Il Pescara dovrà risolvere i tre casi di Ragusa, di Caprari e di Politano. Vedremo come andrà a finire. Del settore giovanile, sì, dimmi. Sarebbe interessante riuscire a ottenere tutta la proprietà di Ragusa e Politano e poi magari... Caprari no. Sistema, Caprari. No, Caprari penso che serva la Roma. È difficile che Politano... A chi gli piace la Nutella, può non piacermi Caprari. Allora, andiamo da Andrea Costantini e poi anche da Valerio De Caris. Andrea, cosa hanno scritto i tifosi da casa? Abbiamo dei messaggi chiaramente nella prima parte più incentrati sulla vicenda societaria, avendo avuto il collegamento con Danilo Iannascoli, poi si parla anche di mercato. Vediamo. Perché Enrico Rocchi per Sebastiani è diventato l'equivalente di Emilio Fede per Berlusconi? Cosa dice Enrico? Questa è simpatica. Allora, Emilio Fede, Berlusconi, ma non è che il paragone possa starci per tanti motivi, però non credo che... Vabbè, ognuno si fa un'idea, ma... Perché tu non giochi al casino? Ma no, ma non gioco al casino. Berlusconi c'era la televisione e mettiamola così, comunque non c'è un perché, quindi non devo rispondere a questa riflessione che il telespettatore ha fatto comunque con correttezza. Andiamo avanti, prossimo messaggio. Ma perché dobbiamo stravolgere tutto dopo che abbiamo chiuso bene l'annata? Troppi cambiamenti, squadra, società, eccetera, eccetera. E a livello di società o a livello di squadra? Ci sono delle esigenze, vedremo che cosa succederà. Vediamo. Prossimo messaggio. Buonasera, sapete dirci qualcosa per la Padula, considerato che il Parma è fallito? Sempre e solo per la maglia 1936. Melchiorri, tu e Lu Boehm, stessa coach. E sul Parma che è fallito, sì, sulla Padula c'è un accordo tra la società biancazzurra e l'attaccante, però vedremo anche in questo caso se verrà portata avanti la trattativa. La Padula è libero e quindi c'è un accordo che deve essere perfezionato. Su Melchiorri lo rileggiamo un attimo. Stessa coach, lui è il boemo. Ma crediamo di no, perché sono due teste completamente diverse. Melchiorri è stato molto serio fino all'ultimo, oggi si è recato all'aeroporto a Cagliari, è stato accolto con entusiasmo, ha accettato anche le direttive della società e Melchiorri quindi voleva anche restare qui a Pescara, evidentemente ci sono delle esigenze di bilancio che hanno consentito questa operazione, ma sicuramente due teste diverse, quelle di Melchiorri e di Zerbi. Prossimo messaggio. È un'operazione che nel calcio... è un'operazione che era stata già avviata. Esatto, anno dopo anno, ma è andato a migliorarsi, è andato a migliorarsi economicamente, non so, perché poi magari il Cagliari il campionato il prossimo anno non lo vince il Pescara, ci auguriamo che vinca il campionato. Ancora Andrea? Sì, a oggi messaggio. Ma è vero che il nuovo gruppo entra con un pacchetto di quote che nel tempo diverrà di maggioranza? È un'ipotesi, abbiamo sentito prima Danilo Iannascoli, staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Ok, prossimo messaggio. Ma è vero che è lo stesso. Prossimo ancora. Danilo, tu sei un vero tifoso pescarese, non ci lasciare, Danilo, forza Pescara. Messaggio arrivato mentre parlava chiaramente Danilo Iannascoli. Ancora un altro. Si era detto che Melchiorri sarebbe rimasto a meno di una proposta della Serie A. Ora scopriamo che Val Cagliari ce lo ritroviamo contro. Sono deluso. Perché tutto questo? Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, sì, Paolo, su questa storia Melchiorri-Carpi-Cagliari. Allora, su questa storia va fatta chiarezza, perché qua sembra che le colpe siano del ragazzo. Il ragazzo è stato messo in una condizione per cui la società ha bisogno di fare questa operazione in uscita. Il pezzo più pregiato che può vendere della propria argenteria è il pezzo Melchiorri. Lui, obtorto collo, ha accettato di andare via, ma non è stato il ragazzo a chiedere di andare via. Cioè, questo è come in amore: lasciarsi
o essere lasciato. Perché Pescari dava lo stesso ingaggio che gli ha dato il Cagliari. Appunto, ma infatti volevo aggiungere, ma Paolo è stato preciso, c'è anche che tra Cagliari e Carpi il Cagliari ha offerto al Pescara più di quello che offriva il Carpi, e al giocatore il Cagliari ha offerto più di quello che offriva il Carpi. Operazione, ho detto 20 secondi fa, di del genere ce ne sono a bizzeffe. Poi ognuno la vede. Voglio aggiungere, Chiore è un ragazzo correttissimo, voglio aggiungere come portavoce di Sebastiani che siccome la trattativa era stata avviata a gennaio, molti non credevano che il Cagliari avesse offerto questa cifra al Pescara, tra l'altro, bravo. E allora, quindi il Pescara, come ha detto stampa di Sebastiani, assolutamente, con tutto il rispetto per Rogato e gli altri, sono il portavoce, no, non l'ha detto stampa. Allora, siccome a gennaio c'era questa trattativa ed era fondata, il Pescara ha detto no, il giocatore resta qui e a giugno ne riparliamo. Ha mantenuto una promessa con il direttore sportivo del Cagliari e la trattativa è andata in porto per coloro che non credevano ai 2 milioni e mezzo più bonus offerti a gennaio dal Cagliari al Pescara. Andiamo avanti. Bene. Andiamo sì, avanti. Mi viene in mente da fare. Spero che la nuova cordata abbia un'impronta pescarese, niente sultani, principi e quant'altro. Speriamo su questo. Beh, qualche principe anche bello non dispiacerebbe. Ma i principi sono anche pescarini. C'è stato un marchese. Marchese sì. Soprattutto. Scusate, quanto stanno oggi al chilo Politano, Brugman e company? Un messaggio. Questo chiediamo a Francesco, al chilo quanto sta? Ma io non frequento il mercato. No, non accetto queste. Non me ne frega niente, mo possono mandare i messaggi a dire che sono anche uno stronzo, non mi interessa. Non l'accetto questo pessimismo, questo voler criticare la società perché vende Politano, Brugman, Melchiorri, che dovrebbe fare la società, perché poi alla fine di questa stagione aspetta il Parma con tutto, perché poi tra l'altro mi viene da aprire una parentesi, quando è entrato, come si chiama, 140 kg quello di Parma, Ghirardi e quell'altro che è Leonardi, quando sono entrati questi personaggi a Parma erano tutti felici, attenzione, e a livello nazionale, vero Federico, un attimo, a livello nazionale il capo redattore della Gazzetta di Parma che è nato a Pescara, quando è venuto qui a Pescara, ma anche prima per telefono l'avevo sentito, mi hanno detto questi porteranno il Parma allo sfacelo. Ma tutto sta come operi, perché a oggi un imprenditore ti dà garanzie sul piano economico e poi magari queste garanzie scompaiono. Io non accetto comunque anche l'ironia quando stanno al chilo Politano, Bruno, perché arriva una società di B che evidentemente è più forte sul piano economico forse del Pescara, l'ho detto poco fa, il Cagliari magari in Serie A non ci torna e il Pescara non andrà in questi tempi, stiamo festeggiando la promozione, ma che cazzarone di ragionamento è? Ce ne sono ancora? Oggi, dopo il campo di dirà altre cose. Sì Enrico, ce ne sono degli altri, allora possiamo andare con allora i potenziali nuovi soci sottoscriveranno un aumento di capitale o rileveranno quote degli attuali soci. Nel primo caso i soldi freschi arriverebbero alla società, nel secondo ai soci venditori. Paolo da Francavilla. Dobbiamo aspettare questa settimana dove avremo un quadro più completo, inutile ora fare previsioni. Enrico, ne abbiamo altri tre. Sì, Andrea. Ne abbiamo altri tre in questa tranche, possiamo continuare. Fiducia nella società, andremo in A anche perché abbiamo il miglior allenatore della Serie B. Un po' di positività. Questo è un bel messaggio. Ok, prossimo. Tra i bonus per il Pescara, nella vendita di Melchiori, la promozione del Cagliari, noi poveri tifosi non abbiamo più parole per non pensare alla possibilità che l'anno prossimo ci potrebbe fare male il buon Federico. Sì, questi sono i soliti messaggi che arrivano anche quando è partito Maniero, ma poi si è dimostrato che tutti sono utili, nessuno è indispensabile. E l'importante è che si allestisca una squadra competitiva. Posso dire una cosa? Poi dispiace ovviamente per il Melchiorri, per il Maniero. Tanto lo scrivo. Scusate, vi leggo questo e poi vi ridò la linea, così chiudiamo questa parentesi. Salve a te Enrico e buonasera a tutti gli ospiti. Spero che si concretizzi il nuovo ingresso di nuovi soci per fare il definitivo salto di qualità. E poi una domanda per Paolo. Secondo te quante possibilità c'è che si concretizzi questa trattativa? Un grazie da Max da Cerratina. Allora rispondi tu Paolo a questa, allora, grazie Andrea. Grazie, intanto saluto Max da Cerratina. L'ha detto Iannascoli poco fa, la trattativa è solo ai blocchi di partenza, quindi non sappiamo.
credo che questa società comunque abbia intenzione di lasciare solo ad un gruppo affidabile. Se questo è un gruppo affidabile, le possibilità sono alte. E torno a noi. L'anno scorso, vi ricordate benissimo, va via il più grande attaccante, il bomber, che era Maniero. Io, grande stimatore di Maniero, sembrava che il Pescara dovesse retrocedere, poi le cose sono andate come sono andate. Io adesso dico una cosa, l'ho scritta: il Pescara dovrebbe prendere Corvia. Adesso anche il più critico nei riguardi della società, sapendo che il Pescara prende Corvia, per me è un attaccante di gran lusso in questa categoria, e che secondo me non è sicuramente inferiore a Melchiorri, perché vi ricordo che Melchiorri, quando è arrivato l'anno scorso, noi eravamo qui, abbiamo preso uno svincolato da una società che è fallita, andiamo prendendo a 0 euro, ha fatto solo l'interregionale, la C, eccetera. Poi è venuto fuori questo giocatore, adesso sembra che Melchiorri, che io stimo, io per Melchiorri stravedo. Ma ci mancherebbe, però se il Pescara prende Corvia, sembra che si sia tecnicamente, almeno al manacco alla mano, si sia indebolito. Andate a leggere cosa ha fatto Corvia. Un po' di fiducia nel lavoro di Repetto e Pavone, che crediamo quest'anno hanno allestito alla lunga quest'anno le scelte o le direttive. Ma tra errore e valutazioni che possono essere anche perfezionate. Bravo, si è visto che benissimo. 10 e lode. La fiducia in 8. A oggi perché non sei d'accordo, Luca, su quello che errorino c'è stato? Ma ho detto tra errori e valutazioni, uno fa un discorso globale, no? Ma magari quelli che fanno sempre 9 e mezzo. Ma io penso che nel lavoro tuo, se fai 9 e mezzo, io penso che tu fai le capriole nudo in mezzo alla stanza. Scusa, 9 e mezzo, ma esatto, 9 e mezzo, benissimo. Allora, nel computo totale hai sfiorato la Serie A. Pavone ci sta ancora, ripeto, c'è ancora la società, importante quello che hai detto Ian Nascoli. Se non dovesse concretizzarsi nulla, noi continuiamo a fare calcio e garantiamo un buon futuro per il Pescara. Che deve dire uno? Però va bene, ma una cosa. In più c'è Otto che offre le garanzie che offre. Io penso che c'è solo da stare tranquilli a oggi. Fra 2 mesi. Perché, Federico, ci sono ancora questi pessimisti, quelli che sono abituati solo a criticare, che hanno esultato anche alla traversa di Melchiorri, qualcuno? Perché? Perché molto dipende dalla cattiva informazione, cioè loro non sanno, i tifosi non è che si vanno, mica sapevano che Melchiorri, per esempio, era stato operato alla testa, aveva subito la stessa operazione del giocatore della Roma. Quindi non sapevano di Melchiorri quando è arrivato, infatti. Perché quindi c'è solo negatività in partenza e costruita a prescindere. Loro non sono informati, non sanno che giocatore è, come Corvi. No, molti sono anche informati, però altri pensano di essere informati. Inizialmente partono sempre contro, poi è difficile ricredersi, sì, per loro specialmente. Posso dirti una cosa? Sì, mi è arrivato uno spiffero nel momento in cui stavamo in pubblicità. Credo che il mio portale, cioè il portale dei tifosi, forzapescara.com, sia in grado già di anticiparti. Eccolo qui. Allora andiamo da Valerio De Carolis. Valerio, che è successo? Sì, Enrico, perché ci è arrivata in questi momenti una voce, perché ovviamente non è ancora confermato. Pare che si sia delineato un po' il profilo del nuovo addetto stampa. Lo abbiamo detto inizio trasmissione, Federica Rogato, c'è stato questo divorzio con il Pescara Calcio. Possiamo leggere adesso, bene? Okay. Piano piano, eccolo qui. Tanto, ecco. Circola nelle ultime ore il profilo del nuovo addetto stampa biancazzurro. Pare che il responsabile della comunicazione sarà Vittorio Catone, attuale redattore del quotidiano politico La Discussione, fondato dal CIDE De Gasperi. Il giovane giornalista potrà ricoprire il ruolo occupato fino a qualche giorno fa dall'ottima Federica Rogato. Vittorio Catone è un ragazzo nato a Pescara, è di Pescara, a poco più di Montesilvano per la precisione. Credo che abbia fatto anche il consigliere comunale a Montesilvano. A Montesilvano si era candidata con Manola Musa, con il popolo. Vedremo anche in questo caso cosa si deciderà. Hai altre richieste? Guarda, Enrico, ti leggo una domanda, perché ovviamente qui arrivano i commenti. Per gli ospiti, 4-3-3 offensivo, dice: ci sono trattative avviate con concrete possibilità di avere esito positivo con qualche giocatore svincolato dal Parma? L'abbiamo detto, il Parma è fallito, quindi i giocatori si svincoleranno. E poi chiedono: delle comproprietà, chi ha davvero possibilità di restare a Pescara? A te. Delle comproprietà, quindi di Ragusa, Polizia.
Napolitano e Caprari. Esatto. Allora andiamo con ordine. Il Parma ha una lista lunghissima di giocatori, no? Lì si muoveranno i direttori sportivi di... Sarà adesso... Sono liberi i giocatori. Sono tutti liberi. Adesso. Certo ci sono dei nomi interessanti. Voi non sapete che il Parma era impegnato per 70 milioni di stipendi da pagare, da pagare fino al 2018. Ecco, questo che vediamo è Vittorio Catone, ok. Sì. Okay. Ex presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano, tra le altre cose. 140 miliardi. Ecco, si parla di questa di questo accordo già con la Padula, la Padula e Donnarumma. Francesco, dal fronte Teramo ci sono delle voci che confermano questo o no? Sì, sì. Beh, Donnarumma è stato... Sì, la Padula che è del Pescara, Parma. Poi c'era un accordo, lo disse il presidente Sebastiani qua, c'era un accordo tra Sebastiani e... Ecco, tu che li hai visti all'opera, sono pronti per la Serie B? Parliamo di tutti e due, Donnarumma e la Padula. Beh sì, dopo però bisogna vedere pure come vengono utilizzati, perché Donnarumma è stato utilizzato dal grande Foscarini alla destra, in un attacco a tre alla destra. Io ho visto Donnarumma un anno intero, Donnarumma non c'entra nulla. È come uno che mi dice di Francesco è stato utilizzato come direttore di banca, la banca va fallita, è cretino chi mi ha messo a fare il direttore di banca. Detto questo, no, io non ho detto niente, non cominciamo, io ho detto chi, ho fatto l'esempio su di me, fermati. Quindi per dirti Donnarumma se è maturo, se è pronto per la Serie B, sì. La Padula, altrettanto, la Padula tecnicamente forse è superiore, è anche più forza fisica, anche più fantasia inventiva. Quindi concordia, rispetto la Padula e a Donnarumma. Però Donnarumma appena sente la puzza della, come dicono i grandi, della porta, non vede... Secondo te, Federico, che squadra si costruirà a Massimo Oddo? Perché lui ha già fatto intendere che non userà un solo modulo, quindi userà molta fantasia, soprattutto vabbè, in fase... un difensore fortissimo come il polacco, Salomon. Quello è sicuro che lo perde. La perdita di Salomon... Ne perderà anche un altro paio di grossi giocatori. L'importante è che non perda quei due ragazzi, lui credo... Serasi e Torreira. Ecco, credo che la società sia anche d'accordo in questo. Perché avete adesso notato, due volte ha detto, e ha detto se... affiancati da qualche giocatore esperto, perché il campionato è quello che è. Sì, se valgono due, l'anno prossimo valranno sicuramente quattro. Le punte, se prendono questi due, ce l'hanno. Poi si tratta di Bjarnason lascerà Pescara perché anche la sua volontà. Si voleva andare via prima, è andato via addirittura. Stanno... Potrebbe restare invece Brugman perché non ha tante richieste dopo un campionato dove ha giocato con l'alternato. Quindi, però Brugman non è un giocatore da disprezzare. Ma ci mancherebbe. Anzi, è tutt'altro. Ma anche giocatore che insomma ci vogliono nella rosa 5, 6, 7 cioè, centrocampisti come Brugman, minimo. La sostituzione più difficile secondo me sarà quello dell'ala Politano, perché sì. Politano va via sicuro, ha fatto quel campionato che ha fatto, lo porta sicuramente in Serie A, poi vada bene o meno, no, però in Serie A né ti puoi opporre a dire Politano non andarci, no, un ragazzo che ha giocato mi così viene già mi viene già da pensare per completare la risposta a te con un 4-2-3-1 mi fermo io non lo so che rendimento potrà avere Donnarumma che quest'anno ha giocato con un attaccante vicino a lui, certo, ci sono certo. stati lui, ci stanno comunque, sui 45 sì, Luca, tanti sono stati comunque, triangolazione scambi al limite comunque, dell'area ai 20 le metri punte, quindi, attenzione, quello che è del Pescara resta a Pescara è sicuro, ma sull'altro ci stanno già parecchie squadre e ci stanno anche qualche squadra grossa di Serie A. La Padula, sulla Padula, sì, un accordo con il Pescara già firmato. L'accordo è verbale. Se è già firmato, quindi, allora è ufficiale. L'accordo Luca Pennese. Siccome lui dice prima detto. Se non c'è niente di scritto, l'accordo vai, Luca. No, giocheremo in base a agli uomini che avremo a disposizione, quindi se giocheranno la Padula, se avremo la Padula e Donnarumma, potrebbe giocare anche con un altro modulo che prevede l'impiego di questi due contemporaneamente. Sì, la sì. Padula è stato preso sempre dal Parma, è stato preso dal Pescara perché il Teramo non lo poteva prendere. In che senso lo poteva prendere? Il Pescara ha fatto un favore al Teramo, ha preso la Padula e poi la ceduta al Teramo. Anche lì, sì. No, l'estate scorsa. Sì, all'estate scorsa. Sì, anche l'estate lì scorsa. Ci sono degli adesso, accordi tra i due presidenti, sono fatti adesso, loro, quello se ne è un giocatore comunque libero di decidere. Se ha deciso di firmare a Pescara, io non lo so, però so che c'erano moltissime squadre interessate.
siccome tu stai dicendo che c'è un accordo, e se c'è un accordo e siamo all'accordo verbale, è un conto. Se c'è già la firma, lo possono già annunciare. Se non l'hanno annunciato, avranno i loro firma. Era sicuro di trattenerne almeno una. È quella parola. Esatto, esatto. È quello lì dell'anno scorso. Sono due tu perché dai, non dico per scontato, molto vicino Corvia, perché è difficile arrivare a Cocco, perché è Otto che ha fatto questo tipo di richiesta? Perché conosco il modo di... Le caratteristiche di che piacciono Corvia. A Otto. So che Corvia, per esempio, Massimo lo conosce bene, è un tipo di attaccante molto vicino al suo modo di concepire la fase offensiva, è un giocatore molto prolifico nei 16 metri. Beh, Pescara ne sappiamo qualcosa per quella sconfitta con il Brescia. Cioè, voglio dire, giocatore proprio di sostanza. Quanti gol ha fatto quest'anno? Quest'anno 12 gol ha fatto. Attenzione, è stato 15 partite fuori per l'infortunio. Sì, completamente. Sì, no, era una domanda normale, non però, È un po' delicato fisicamente. No, senti Paolo, Baroni a Novara è ufficiale, perché prima dal portale guarda, Andrea mi faceva vedere qualcosa su Gattuso la settimana scorsa. Però non è ancora ufficiale. Io no, non è ancora ufficiale, però insomma, dopo un campionato del genere, con un epilogo simile, che Baroni possa andare a una squadra di B, sinceramente mi sembra, cioè, come dicevamo prima, no? Ci sono allenatori che avrebbero sicuramente, per me, no, che avrebbero meritato, che avrebbero meritato sicuramente, vero, no? Sicuramente molto di più la panchina del. Dici Novara. Federico? Io sono stato il primo critico di Baroni, però la critica è una critica che lui come allenatore non è scarso. Lui si è incartato su se stesso e diventa, si è messo paura del pubblico, si sarà messo paura. Sì, non è, diciamo, non è adatto alla piazza. Però non è andato oltre, perché psicologicamente lui è fallito lì, perché come allenatore. Vabbè, adesso non ci torniamo più, se no fino all'ultima partita dei playoff il Pescara ha giocato. Cioè, Paolo, insomma, ti faccio l'ultima domanda. Cioè, non voglio dire, trova la panchina Baroni. Se mi permetti, stavo per dire, sono d'accordo con il ragionamento tuo, da lontano pensare che Camplone non è stato confermato a Perugia e ancora non trova squadra, mi sembra doveva andare a Salerno, gli è stato preferito l'allenatore del Novara, con tutti quei punti di penalizzazione, gli ridanno, non gli ridanno e come me, e non viene confermata da lontano, è una cosa strana. Ma infatti bisogna vedere che problemi ci sono stati dal di dentro, perché a Salerno, dove fino al giorno dopo della promozione campionato stravinto, dicevano che Menichini era un grande, Menichini non viene confermato. A Livorno, dove vorrei parlare con Spinelli, si batcole Spanucci. Spinelli, tu mi devi spiegare ancora oggi perché hai tolto Gautieri, te lo tieni in ginocchio. Eravate quarto quindi in classifica, hai preso Panucci. Quindi prima di Panucci. Fermati, vabbè, quell'altro non è un problema. Levi Gautieri, prima cosa assurda. Prendi Panucci. Vabbè, non voglio entrare nel merito. Non fai playoff e poi lo contenti, si batte. Comunque, allora Andrea Costantini e Valerio, per chiudere, avete qualcos'altro da dirci? Perché c'è l'ultima domanda ai nostri ospiti. Sì. Andrea? Enrico, avremmo una ultima mini raffica di messaggi, allora possiamo andare. Fa un po' paura, Andrea, quando cacci questi messaggi. Lo so. No, infatti no, qualcuno è sfizioso. Penso che la dirigenza abbia rinunciato di tornare in Serie A, si accontenta di fare buoni campionati di B, lo dimostra il fatto di vendere tutti i pezzi pregiati e ripartire con giovani, magari anche in prestito, scrive Franco. Prossimo signor messaggio. Franco, finora ha venduto uno solo. Signor Franco, come si può rinunciare ad andare in Serie A con quella montagna milioni di soldi che arriverebbero dai contributi? Signor Franco. Buonasera, Valerio. Visto che sono anni e anni che vado allo stadio, ci terrei tanto che la società applichi degli sconti sulle maglie del Pescara. Noi abbonati, le accettiamo anche in regalo. Potete girare la richiesta a qualcuno della società? Grazie. Sì, è stata già girata. Avanti il prossimo messaggio, ne abbiamo altri tre dopo questo. Dice Luca Pennese che i tifosi vogliono Oddo come allenatore. Io dico che lo vogliono fino a quando continuerà a vincere. Se le cose dovessero andare male, Oddo sarà lapidato e contestato come hanno fatto con tutti i predecessori. Francesco, Luca, vuoi rispondere? Non credo, poi ovviamente io auguro, spero che non lo potremo mai verificare. Cioè, sta per iniziare un nuovo campionato e uno comincia già a pensare che succede. Pessimismo. Prossimo messaggio. Non vedete la vita. Eccolo, sono fiducioso per Oddo, ci salveremo alla grande, ma la società non vuole essere competitiva per andare in A. Possono andare via tutti, ma Melchiorri in B a Cagliari è una vergogna, è solo business. By Ultras, molto deluso. Prossimo messaggio.
Fallimento Parma, Rossi e la Padula del Pescara, Melchiori ottimo investimento, preso a zero, venduto a 2,5, così possiamo garantirci il futuro. Forse anche Esposito sarà una sorpresa calcistica ed economica. Ecco, su Esposito del Chiedi, chi allora, ci vuol dire qualcosa? Grande talento. Io sono un grandissimo ammiratore di Esposito, io credo che questo qua ci farà davvero, cioè se arriva a Pescara con la testa giusta, questo ci farà allora i piedi che ha Esposito in A non ce li ha nessuno. È il nuovo Cassano, andatevelo a vedere quel giocatore. Speriamo che non ha la testa di Cassano. È un talento assoluto. Valerio, fai qualcosa. L'ultimo, già che ci siamo, ma se per far quadrare i conti dobbiamo vendere tutti questi giocatori in B, mi spiegate voi come possiamo fare la Serie A? O meglio, la possiamo fare solo come l'ultima, 19 partite, 17 sconfitte e 2 pareggi. A buon intenditore, in Serie A ci sono molti più contributi, ma se vuoi cercare di salvarti devi investirli tutti, se non aggiungerne non altri. Grazie Andrea Costantini. Grazie Andrea. Valerio, ti salutiamo dalla redazione di forzapescara.com, ovviamente grazie per il lavoro che avete svolto in redazione. Grazie a te Enrico per questa possibilità. Il direttore che è qui. Allora, che estate ci aspettiamo, Luca? Un'estate, io credo, tranquilla, ricca di emozioni, ma anche... Siamo già in anticipo, l'allenatore sì, ce l'abbiamo, la squadra credo, piano piano si farà. Un'estate tranquilla, fiducioso del lavoro dei due direttori, perché credo che hanno dimostrato nel recente passato che di meritarsi quel 9,5 di cui parlavo prima, quindi lo confermeranno. Francesco? Pensavo durante la pubblicità che se tutto va bene, fra 2 mesi siamo di nuovo qui. Vengono le mattità. Perché? Allora, troppo oppure perché troppo vicino? Perché troppo vicino, beh, il campionato comincerà con l'anticipo del 21 agosto. Io credo che ci sono tutte le premesse, poi per vivere un'estate tranquilla e per vivere un buon campionato. Certo, se c'è ancora chi è convinto che il Pescara debba per forza andare in Serie A e non capire che mentre quello che ti serve per forza su tutti gli aspetti è avere una società solida che dà continuità, e allora la pensiamo in un modo diverso. E ripeto, c'è chi non gli piace la cioccolata, chi preferisce la marmellata, a un bel bignè, alla crema. Tu Federico sei tranquillo, fiducioso? Sono tranquillo, è lo stesso campionato che ho fatto non quest'anno, speriamo che faccia il campionato che ho fatto nelle ultime partite di quest'anno. Poi Paolo? Ma io sono tra un po' pronto per andare in ferie, fino ad allora non voglio essere disturbato. Ma il portale però aggiornerà tutto. Portale fino ad allora? Fino ad allora non voglio essere disturbato. 2 mesi senza Paolo De Carolis. Andrò qui a Cerrano al mare, quindi chi vorrà trovarmi troverà qui vicino alla torre, allo stabilimento di Gessa. No, 2 mesi senza Paolo De Carolis. Se volete vi offro una birra fresca, ma fino ad allora il calcio se ne occuperanno solo i miei redattori. Quindi, allora ringrazio intanto tutto lo staff tecnico di TV6 con Maurizio Daguì in cabina di regia, grazie a Andrea Costantini per la preziosa collaborazione, a tutti gli altri, Jacopo Forcella, Paolo Renzetti, ovviamente Valerio De Carolis, ai nostri tecnici, la proprietà. Noi ci rivedremo all'inizio della prossima stagione, il campionato inizierà il 21 di agosto, l'anticipo 22 tutte le altre. 21 vedremo 22. Se sarà o meglio, auguriamo buona estate a tutti per una trasmissione che continuerà. In tanti hanno cercato di imitarci, ma certo non si può imitare l'anima di una trasmissione, no? Grazie per averci scelto, buona estate. Serie B, il campionato degli italiani.